come faccio ad ospitarvi dentro nel mio mondo. Vedete queste quattro faccine? Ci clicco sopra e clicco inizia ad ospitare. Confermo che voglio ospitarvi e qui in automatico mi compare il codice. Il codice è lama, carota, mela, Steve. Vedete qui accanto a me compare questa la corona perché siamo proprietari di questo mondo. Quindi voi adesso molto probabilmente, Monica entra come proprietaria, ma gli altri dovrebbero entrare come ospiti. E vi accorgerete che quando entrate siete tutti in questo punto davanti alla casa del nostro ferroviere. Perché? Perché noi abbiamo impostato qua il punto di generazione. Vedete, tutti avete le stelline perché voi siete dei membri che sono entrati qua. Come faccio io a chiamarvi? A questo punto vado su Riprendi il gioco, apro la T di testo, vado sul teletrasporto e faccio chi e seleziono Flavia, per esempio, dove? Da Simonetta. Ed ecco che Flavia, un po' in testa, ma mi è arrivata. Eccomi qua, poi perfetto, e poi via via vado a selezionare chi, qui seleziono i nomi, quindi questo è molto importante perché io posso come insegnante controllare tutti i miei alunni per sapere dove sono, come sono, cosa stanno facendo. Potete anche sedervi sulle panchine nel frattempo, noi siamo molto ospitali. Vediamo chi è che manca ancora nel teletrasporto, chi penso che manchi, Carmen, dove? Da. Dobbiamo prenderla subito. Eccola qua, la Carmen. Ok, come faccio a sedermi? Qui ci si mette su queste panchine, come dicevo prima. Adesso qui vedete esattamente le cose che, di cui vi abbiamo parlato. I vagoncini, abbiamo il manifesto con la frase breve e abbiamo il nostro PNG che dice scendi dal vagone dove sei arrivato, perché in realtà vi ho teletrasportato ma con il vagone avreste dovuto fare tutto il percorso, scendi e vieni a visitare la casa dell'asino. E poi qua l'immersive reader che va a leggere il manifesto che è stato, con la lettura del computer va a leggere il manifesto. A questo punto